Grande ambiente a Marassi, c'è ancora qualche rammarico naturalmente per la partenza di Mancini. Lume tutelare della Sampdoria, ospite è il Vicenza che ha cambiato molto, Di Carlo sempre a centrocampo, il fulcro del gioco vicentino. Vicenza che comincia molto bene, tanto che va in gol dopo appena 4 minuti, ma il gol viene annullato per posizione irregolare, vedremo più tardi in Moviola se fosse o meno il caso di annullarlo. Al nono, calcio d'angolo a favore della Sampdoria, batte Mihajlovic, scatta più alto di tutti Bogosian ed è l'1-0 per la Sampdoria. Rivediamo Mihajlovic sempre timidissimo sui tiri d'angolo e gran colpo di testa di Bogosian. Sale a questo punto la Sampdoria, gran lancio di Morales per Klinsmann che è fin troppo altruista e tocca verso il centro, avrebbe potuto concludere. E comunque una Sampdoria molto pimpante, molto efficace, un lungo lancio in profondità a favore di Montella che proprio al momento di concludere viene intercettato. E comunque una Samp che ha un'ottima circolazione di palla, molto forte il centrocampo, Veron alla conclusione con palla sul fondo. Il Vicenza sembra stentare, commette anche parecchi errori, parecchie ingenuità. Qui è Mendes che tocca all'indietro, lancia praticamente Klinsmann il cui sinistro è a fondo campo. Sembra che il Vicenza debba essere travolto di momento in momento, però su errore della difesa sampdoriana diventa pericoloso in chiusura del primo tempo Opero, tra i migliori dei suoi. Ancora Veron con il suo destro, palla sulla traversa. Scatta in colpo di testa Montella, ma la palla è a fondo campo. Ancora un palpito per il Vicenza che sembra crescere sulla fase finale del primo tempo, che si conclude comunque con la Sampdoria in vantaggio per un gol a zero. Avvio ovviamente dei blu cerchiati anche in avvio di ripresa, fallo su Klinsmann, batte rapidissimo Morales ma sbaglia la conclusione ravvicinata il giocatore Montella della Sampdoria. In avanti anche Mihajlovic, c'è un rilancio lungo della difesa, palla per il contropiede vicentino, la combinazione è la palla che arriva di Napoli, salta un avversario, resiste anche alla carica al momento di entrare in area e batte con uno splendido sinistro Ferron per l'1-1. Vedete, molto bravo, resiste anche al tentativo di fallo di Balleri, poi con il sinistro di Napoli sigla il pareggio momentaneo. Il tiro poi ancora per la Sampdoria da parte di Montella e il portiere che anticipa in due tempi Klinsmann. Scuote la testa, Veron non è soddisfatto della Sampdoria che sembra aver accusato il colpo. Poi Mihajlovic, sempre pericoloso sulle battute da fermo. Comincia l'avvicendamento e Menotti manda in campo anche la terza punta, sostituisce Matute Morales con Tovalieri, il Cobra. Sampdoria che attacca a testa bassa nelle fasi conclusive della partita, qui c'è una conclusione ancora dalla distanza di Montella, costretto a rettificare un po' la sua posizione in campo dalla presenza di Klinsmann che fa da prima punta, ma il Vicenza trova spazi per il suo contropiede, sempre abbastanza ficcante e pericoloso. Ha però il torto la formazione vicentina di chiudersi a riccio negli ultimi minuti. Subisce così l'aggressione della Sampdoria, il tiro è di Veron con la parata del portiere Brivio e su azione d'angolo è ancora il Cobra Tovalieri che trova lo spiraglio per mettere dentro il pallone del 2-1. È il 43esimo del secondo tempo, la Sampdoria sembrava ormai rassegnata. E comunque una vittoria arrivata in extremis per una classifica che regala i primi 3 punti alla Sampdoria, qualche rammarico per il Vicenza. Vedete comunque Atalanta, Roma, Juve, Lazio, Parma, Fiorentina, Inter e Samp quota 3. Un solo pareggio, quello tra Milan e Piacenza, che hanno ovviamente un punto. A quota 0 le sconfitte della giornata, Udinese, Brescia, Vicenza, Bologna, Empoli, Bari e Lecce.